Mi hanno bannato tutto, quindi le carte blu in alchemy per control diventano più scarse. In standard io volevo costruirmi mazzi blu-rossi, anche lì hanno bannato completamente Divide by Zero e Aldrun's Epiphany. Questa mano com'è? Questa mano è vagamente tenibile. Invece in Alchemy succederà che Divide by Zero può rimbalzare da costo di convertito di mana da 1 a 4 compreso, quindi non può più far tornare in mano carte che costano 5 o 6. Proprio con disprezzo. No, quello devo ucciderlo prima possibile, quindi così. E niente, stavo dicendo, Divide by Zero è nerfato e anche Lyra è nerfato, ma Lyra è nerfato tantissimo, quindi ad esempio questo mazzo qui diventa praticamente ingiocabile. Fuori dalle balle. Si è tenuto Jhwari Disruption. Ok, ragnetto. Mamma mia. Quindi insomma oggi ho scoperto che mi hanno bannato tutto. Poi mi pairano con questi mazzi qua che mi fanno venire di tutto. Allora. Così. Com'è che vinciamo contro questi mazzi? Non è che sia facilissimo perché loro purtroppo sono abbastanza inevitabili. Quindi devo cercare di far funzionare le mie counter spell. Questo è un dual strike, quindi vediamo come lo userà. Se lui fa dual strike, Tasha, posso fare counter spell. Se gioco lui, purtroppo no. Quindi mi sa che mi tocca passare. Cosa fa? Divide by zero. Sì, no, giocare contro questo mazzo qua mi mette un po' di malumore, cioè non. Boh. Cioè, è autoscoop da Test of Talent, no? Sì, bravissimo. Boh. Cioè, ovviamente, cioè, vabbè. La mia speranza è picchiarlo per 3 turni. Key to the archive. Cosa posso prendere di utile? Niente. Beh, counterspell. Vediamo. Scarto Doomscar. No, non devo scartare niente. Ah, ok.
Vabbè, buona fortuna a giocare contro Cleric, contro Draghi. Buonissima fortuna. Vabbè. Perché continua a lasciarmi il mana in colore aperto? Divide by zero? Mascot Exhibition, se dobbiamo picchiare, questa è l'ultima, l'unica speranza. Time Warp. Counterspell, lui ha Counterspell. No, secondo me con Time Warp non ce la faccio. Anche se... No, perché lui adesso passerà col mana open, quindi no. Counterspell va bene. Se io faccio... Basta lasciarmi il mana in colore a buono. Ok. Se faccio lui. Ok, purtroppo essendo a 22 attaccare con questo non ha senso. Ok. Prossimo turno però io faccio Leer. Perché con Leer ho i divide by zero che sono decenti. Non ho il Fading Hope però. No, ho anche il Fading Hope, ok. Perché Fading Hope è utile perché posso fare Counterspell e tenere la priorità. Fare Fading Hope su Leer e così posso fare Counterspell. Leer. E passo. Laster. Potrei fare. Vabbè, faccio quello che vi ho spiegato allora. Counterspell in pila. Sì. Oh, control. Ok, uff. Rischio. E poi Fading Hope. Ma in realtà magari faccio un divide. No, facciamo Fading Hope. Oh, terra in più non è male, perché così ho due divide by zero disponibili. E il prossimo turno sei morto. Ok, perfetto. Diamante 4. Tra 3 giorni sarà interessante vedere cosa succede al meta. Lo standard non saprei, mi ero craftato tutto per giocare le varie varianti blu-rosse. Ma hanno nerfato anche la ragosta, anche... come si chiama? Hullbreaker Horror. Che può essere counterato adesso, quindi... Anche il mirror del blu è un po' diverso.
Quindi boh. Ho 3 mana, potenzialmente 4. Sì, va bene. Rimossa Counterspell, Divide by Zero, va bene. Essendo clerics, questa, e avendo pescato la terra, arrivo a 4, quindi direi che me la tengo tranquillamente. Posso fare Jewel Disruption o Fateful Absence. Va bene. Allora, Celestus mi piace perché fa guadagnare vite, ti fa pescare e scartare carte. Chiave dell'archivio. Ah, non è. Non sei. Sei anche tu Esper, ok. E allora cambio un po' qui la mia strategia. No, mi sa che mentre lui è tapped out lo faccio. Però se io gioco una terra in più. Questo costa 4. Mi stappa 2 e sono tapped out. Tanto lui che cos'è che può fare? Cioè, nel senso, farà la cosa più forte che può. Cioè, do your worst. E vediamo. Of Judgment no. Counterspell forse. Time Warp escono entra più forte. E scarterei lui. Se dobbiamo vincere con Time Warp Mascot Exhibition. Vediamo. Anche fare la ultimate di Teferi non è male nel Mirror. No, peccato. Vediamo cosa pesco. Non è male, però non è neanche quello che mi serve. Cioè, se riesco a fare la ultimate di Teferino, qui siamo a posto. No, basta, passo. Beh, diamogli qualcosa a cui pensare. Lui farà divide by zero, però. Beh, sì, vabbè, fai divide by zero. Ok. Memory deluge. Mi sta un po' sottovalutando questo Teferi, adesso va a 7. Qui come dire, questo. Cioè, ci sono due filosofie, o fai meno 2, meno 2, meno 2. E peschi, che non è male. Oppure se sei greedy come me cerchi di arrivare a 7. Cioè, vediamo lui come gestisce. Dovrei anche fare finta di avere una counterspell magari. The Spark.
Che palle. Ah, sì. Però non ha gestito gli angeli. Peccato. Però no, siccome Teferino è più forte da avere. Ecco, quello era meglio scartare, vabbè. Io non ho. Ho giocato Spello? No, non mi ricordo. Sì, ho giocato questa, quindi facciamo diventare notte. Consider, ok. Forse ho sbagliato e ho stato troppo greedy. Però anche lui è greedy, ok. Aiuto. No, The Spark di nuovo, no. Che palle. E poi cos'ha? Divide by Zero non lo aiutano, Go Blank non lo aiuta, Duressa non lo aiuta. Ok. D'altronde me la fa scartare se passo, quindi tanto vale che la gioco. O sì, lui può farsi o bounce sul suo per cercare di prendere qualche rimossa globale. Vediamo. Shadow Verdict potrebbe avere lui che gioca tanto nero. Shadow Verdict sarebbe pesante. Questo fa lo stesso. Cioè, ok, ne hai uccisi due. No, li uccide tutti. Mamma mia. Oh, tutti io li devo trovare, sti qua. Va bene, sei bravo, sei forte. Quanta pazienza che ci vuole. Gioco questo. Tengo la priorità. E metto in pila Vanish Inversa. Divide by Zero su di lui. Lir che non posso giocare, ok. Lir che però dopo cosa può fare? Fa cose. Che fa Go Blank? Mamma mia. Quanta pazienza.
Vabbè, di nuovo, io non lo so come fai a giocare contro Agro con sta roba qua. Boh. Troppo poco mana. Adesso le terre devo iniziare a tenerle. Ancora, duress, 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 va bene. Spero di pescare una terra, sinceramente. Lui ha ancora una duressa. Se ha un altro goblin, vabbè, ok, sei forte. E questo deve restare open per uccidere quello, ok. Va bene. No, comunque quel turno dove ha fatto doppio Vanish Inverse 2 volte. Ah, che pazienza. Solita spiga, ok. Sì, forse non devo pescare, non lo so, sto un po' sfasando. Questo divide by zero non è male. Vediamo se risolve. Ok. Botte. Rosso. Cosa gli serve il rosso? Ah, è vero che scemo, io ho duress.
No, mi sa che abbiamo perso. Dov'è che ho sbagliato? Vabbè, lui ha avuto una botta di culo finale con quel triplo coso. Dov'è che ho perso? Non riesco. Sono andato sopra di mana molto bene. Non sono riuscito a pescare carte. Sono stato greedy col primo Teferi, forse anche quello. Sì, diciamo, ho perso perché sono stato troppo greedy col primo Teferi, probabile. Ho voluto provare ad arrivare a più 7, lì invece devo fare meno 2, meno 2, meno 2, basta. Pesco Key to the Archive. Ho solo 6 mana, quindi non posso fare Second Sunrise o quello come si chiama. Sì, mi toglie un po' la voglia di vivere sto matchup, sinceramente. I divide by zero? No, il nerf non avrebbe cambiato tanto. Hullbreaker Horror non l'abbiamo pescato, non lo giochiamo, quindi non avrebbe cambiato molto. Leer avrebbe cambiato tutto, cioè sarebbe stato un match completamente diverso. Quindi sì, forse ciò è un bene per il formato non aver più non avere più l'IR che fatto quello che fa. Ok, vabbè. Ma lascio un po' l'amaro in bocca perché secondo me ero partito bene. Sono voluto essere troppo greedy.